Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Ilaria Belcastro e in questo video vi farò vedere come preparo i video che poi vi porto su YouTube. Perché per chi mi seguisse dall'inizio sa che all'inizio portavo solo video motivazionali che erano scritti, preparati, e oggi sto preparando un nuovo video scritto perché sarà il video intitolato Un anno di video, appunto. Quindi visto che ci tengo che sia un video importante, che sia un video fatto bene, lo sto preparando e vi faccio vedere tutti gli step che mi permetteranno di realizzare questo video. Allora ragazzi, divideremo questo video in tre parti: preparazione, registrazione e montaggio, e man mano vi faccio vedere tutto quello che faccio per realizzare questo video. Questa è la fase di preparazione, quindi è un video scritto, mi scrivo tutto e come vedete un anno di video. Poi c'è intro, prima lezione, seconda lezione, terza lezione, insomma mi scrivo tutto. Ecco, man mano vi faccio vedere tutto. E l'altra cosa, ho anche cambiato la scritta con cui farò vedere il mio nome e il titolo, le farò direttamente con Photoshop che vengono molto meglio e le attaccherò sopra. Quindi qui sono tutti piccoli trucchetti che impari per rendere il video molto più accattivante e molto più professionale. Allora ragazzi, io sto scrivendo il video come vi ho detto e vi do un po' di indicazioni. Ho il blu che sono le clip, come proprio voi vedrete nel video, quindi come vi ho detto prima, io che guardo il mio primo video YouTube eccetera, che è proprio la clip che voi vedrete. Poi c'è il nero che sono le parole che io andrò a dire, quindi la prima lezione che all'inizio farete schifo eccetera, sono le parole che proprio io dirò nel video, che quindi mi permettono di essere molto più sicuro perché essendo preparate basta che gli do un occhio e quindi è difficile che io mi sbagli. E poi c'è il rosso sono le cose che devo fare oltre questo video e che utilizzerò anche per altri video, quindi per esempio fare anche scritta nome video con Photoshop, che è la cosa che vi ho fatto vedere prima. Vedete come è un processo un po' più complicato, ma i video vengono molto meglio perché è tutto preparato, io non mi sbaglio e soprattutto c'è un filo logico fatto a priori che collega il tutto e che quindi viene molto bene. Allora ragazzi, come vedete cambio di outfit perché ho finito di scrivere il video, è tutto a posto e adesso inizia la parte più complicata, che ovviamente è la registrazione, soprattutto perché fa veramente caldo, quindi registrare è veramente difficile, soprattutto non posso accendere l'aria condizionata perché fa rumore. Quindi adesso io vi metto là, vi faccio vedere come registro il video. Comunque la registrazione è la parte più difficile perché ci sono molti errori, molte volte sbaglio, lo devo rifare, però fa parte del processo. Allora ragazzi, il giorno dopo, bentornati nel dietro le quinte, e ho finito di registrare tutto, ho finito tutte le scene, forse solo una mi manca che devo rivedere, magari non mi piace, la devo rifare, e sto facendo miniatura e editing. Questa è una parte un po' delicata perché ovviamente il video deve essere intrattenitivo, è importante la musica e soprattutto è importantissima la miniatura, che ho già quasi finito, perché ovviamente il video può essere bello, ma se la miniatura non è bella, sicuro nessuno finirà a guardare il video. Quindi questa è la miniatura che sto facendo. Come potete vedere è venuta bene secondo me e adesso sto editando. Ieri già ho editato un po' perché ovviamente ogni volta che faccio le clip poi le metto sul computer e vedo se mi piacciono e vi lascio un piccolo pezzone del video e noi ci vediamo dopo. Come si fa ancora a fare questi video? Dai! Ciao a tutti! Allora ragazzi, sto editando il video, io uso due software, Final Cut Pro, e faccio tutti l'editing iniziale. Come potete vedere qua adesso sto mettendo la musica perché ho iniziato a usare Artlist, che è un abbonamento per la musica no copyright e veramente mi ha cambiato la vita perché c'è poco da fare, la musica nei video serve, soprattutto cambia tutto il ritmo del video, quindi è importantissima. E poi metto il video su CapCut che ha l'intelligenza artificiale, quindi fare i test è molto più facile, ci sono i sottotitoli automatici, ci sono delle emoji carine, e quindi utilizzo questi due software e poi devo dire che il video è pronto perché ce l'abbiamo fatta e domani esce. Allora ragazzi, una volta che avete editato il video e soprattutto avete finito la miniatura, come vedete l'ho scolita un po', non vi resta che andare su YouTube e cliccare su carica il video e sperare che piaccia ai vostri spettatori. Se questo video a voi è piaciuto mettete un like e soprattutto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!